Buongiorno Ezio. Allora, buongiorno a te Ezio e anche alle persone che ci ascolteranno in questa nostra breve discussione che riguarda il tema dell'alimentazione. Allora, abbiamo parlato di diversi argomenti, insomma, i complotti sono tanti, tra i quali anche questo dell'alimentazione, ovvero complotto nel senso che ci sono degli interessi di certi gruppi di persone che tendono a portare le persone a mangiare dei cibi che poi in realtà sono velenosi. Velenosi, alcuni secondo me, altri magari secondo te, altri cibi, e l'obiettivo Ezio è quello proprio di confrontarci noi in questi vari argomenti, in queste varie argomentazioni dello stesso argomento. Allora, i temi sono diversi, ad esempio il tema etico, quello che riguarda gli animali, quindi il tenerli in gabbia, il torturarli come vengono torturati negli allevamenti, eccetera, eccetera. Poi, oltre al tema etico, e quindi questo aspetto sentimentale di compassione nei confronti degli animali, c'è il tema della salute, ovvero lo stare bene, o meglio, il mangiare gli animali e i derivati degli animali effettivamente fa stare bene, crea dei problemi, non crea dei problemi. E quindi questi sono i due temi fondamentali, oltre che all'aspetto, come dire, logico e storico di cui io vorrei parlare, anche in parte di come si è evoluta l'alimentazione nel genere umano. Quindi adesso Ezio lascio la parola a te, così ascoltiamo le tue argomentazioni riguardo a questi punti. Oppure, se vuoi aggiungere o partire da un altro lato, da un'altra angolazione, fai pure tu. A te la parola, Ezio. Allora, ciao Agostino e ciao a chi ci ascolta. Adesso l'audio dovrebbe essere giusto, non dovrebbe avere interferenze. Allora, le premesse che io voglio fare sono quelle. Innanzitutto io voglio scusarmi se le mie parole urtino qualcuno. Io punto sul fatto che le sicurezze che costituiscono la vita di ognuno di noi o le certezze del momento siano più forti delle mie parole, perché se le mie parole poi possano urtare qualche persona, secondo il mio punto di vista non è la colpa nelle mie parole, ma la colpa è, in queste certezze che evidentemente non sono così solide. Quindi detto questo, io mi scuso in precedenza, prima, onde evitare che le mie parole possano urtare qualcuno. Non è mia intenzione farlo. Detto questo, si discute sul fatto se sia giusto o meno mangiare carne. Allora, partiamo dal profilo, dall'aspetto etico. L'aspetto etico bisogna innanzitutto considerare l'etica e la cultura nostra, che non è la stessa dell'etica e la cultura di un altro paese, di un altro continente, tipo l'Asia o tipo l'Africa. Anche la stessa America non ha la stessa cultura nostra europea, quindi dire un'etica, cioè cercare di avere un'etica mondiale, di per sé secondo me è limitante. E non considera poi le varie sfaccettature e le varie tradizioni e culture dei singoli popoli, ecco. Quindi parlare di etica diventa un po' difficile. E parlare di salute, ecco, sotto il profilo salutistico, anche qui bisogna fare delle considerazioni. La considerazione primis che bisogna fare è che qualsiasi tipo di alimentazione noi facciamo,
Non bisogna prendere come punto di riferimento personaggi famosi e atletici e dire guardate questa alimentazione qui, se la fai diventi così perché queste persone sono così, eccetera, no? Quindi portare personaggi celebri che magari hanno un fisico scolpito, eccetera. Sia, io parlo sia sotto il punto, sia sotto l'aspetto di un'alimentazione vegana che onnivora o, eccetera, o vegetariana. Quindi parliamo di questa cosa qui. Quindi, che vi stavo dicendo? Ecco, sotto questo punto di vista, non bisogna prendere dei punti di riferimento unici, ma bisogna, ragionare sotto il profilo empirico e quindi, prendere ad esempio delle persone, che hanno un'alimentazione onnivora, che si cibano in maniera sana e quindi completa, ma onnivora, prendere delle persone che magari hanno un'alimentazione vegana, ma che si cibano sempre in maniera completa e sana, e vedere le loro analisi mediche del sangue dopo 2 o 3 anni di questa alimentazione, confrontarle e vedere se ci sono carenze o meno. Bisognerebbe considerare anche quale alimentazione viene considerata completa e quale invece ti mette nella condizione di dover assumere degli integratori. Quindi bisogna considerare anche questo, perché se un'alimentazione è sana deve essere completa e dovresti avere tutto quello che ti serve senza dover ricorrere a integrazioni o vitamine supplementari che non trovi nell'alimentazione, quindi bisognerebbe considerare anche questo fattore qui. Ecco, è da questo punto che secondo me dovremmo partire nella nostra discussione. Quindi ti lascio la parola, io concludo dicendo che il mio punto di vista è, ripeto, non voglio urtare nessuno, è il punto di vista di una persona qualunque. E che ho una consapevolezza legata ad uno spazio-tempo simulato, cioè io credo che il nostro spazio-tempo sia una sorta di videogioco, quindi io la vedo tutto sotto quest'ottica qui, è una mia consapevolezza che non deve necessariamente essere la verità, ma che è il mio punto di vista. Quindi tutto quello che io dirò o la discussione che ne consegue è vista da un punto di vista strettamente personale, quindi ho una consapevolezza tale che mi porta a dire che la nostra realtà sia una realtà simulata, quindi un Truman Show, per dirla in parole semplici. E da questo presupposto poi ne scaturiscono tutti i ragionamenti che ne faremo. Ok? A te la parola, Ago, ciao. Allora, Ezio, dunque, ascoltando quello che hai detto tu, in effetti c'è da dire due cosette partendo dal discorso dell'etica. Partendo Possiamo fare un, come dire, una piccola parentesi riguardo al discorso dell'etica e della morale. Ora, per quanto riguarda la morale, bene, ognuno ha la propria morale, quindi la cosa è discutibile e la cosa è legata, possiamo dire, a un aspetto sentimentale di credenza, la morale, mentre l'etica è legata più che altro a un ragionamento conseguenziale riguardo diciamo, ai punti che si vanno trattando. E allora, io ti faccio un discorso conseguenziale che può essere valido in tutto il mondo, ma un discorso conseguenziale semplicissimo, semplicissimo, e più semplice è, più è valido in tutto il mondo, e più è traducibile in tutte le lingue. Allora, semplicemente io vedo un animale, quell'animale se io lo prendo e con una pinza, ad esempio, gli comincio a stringere, che ne so, la pelle, quest'animale vedo che comincia a soffrire, è evidente. Quindi,
Dico semplicemente, questo è un essere vivente come me, a differenza è che non parla, emette dei suoni, insomma, che indicano i suoi stati d'animo, i suoi sentimenti, che hanno gli animali e sono riconosciuti da tutti noi, perché insomma gli animali che si utilizzano per compagnia, per l'appunto, insomma, li si tiene in casa proprio perché hanno questi stati d'animo e sono capaci di questa empatia con l'uomo, no? Che quando vedono gli uomini tristi gli si avvicinano, gli animali, eccetera, eccetera. Ma non è una cosa che fanno solamente i cani o solamente i gatti. Queste co sono cose che fanno anche le capre, che sono animali ben diversi dalle pecore o da altri animali, insomma, meno empatici. Le pecore sono meno empatiche, che sono più aggregge, mentre le capre sono più capre, i caprioli, insomma, solitamente. Quindi io dico a livello etico che se è giusto fare del male o fare soffrire un essere vivente come una capra o una mucca o un cavallo, allora è giusto fare soffrire anche un essere umano, perché sono lo stesso tipo di creatura a livello sentimentale e di dolore che provano. Poi che riescono a scrivere libri gli umani e gli animali no, quindi le capre, le mucche non riescano a scrivere dei libri o a fare ragionamenti filosofici, quello poco importa, ma il dolore lo prova sia l'essere umano che mi sta di fronte, se io con una pinza gli stringo la pelle, e sia l'animale. Figuriamoci a tagliargli la gola a un essere umano o a tagliare la gola a un animale. Provano un dolore terribile entrambi. Questo è il discorso a livello etico che io faccio, quindi un discorso logico, conseguenziale e direi, come direbbe qualcuno, zetetico. In particolare, insomma, Galuppini lo chiamerebbe zetetico. Passo all'altro discorso che tu hai citato, ovvero il discorso degli integratori. Allora, alimentazione completa, alimentazione sana, ecco, ma il punto è che con completa è l'ebola, Ezio, ancora insomma ho quest'ebola che io ce l'ho da quando fu 10 anni fa che è venuta quest'ebola. Ecco, io ce l'ho 10 anni fa, 15 anni fa. Roba del genere. Io ho l'ebola da 15 anni fa e ancora non sono né guarito e nemmeno sono morto. Dunque, il discorso integratori. Qui, come dici tu, sono d'accordo a non andare a citare questo o quel personaggio famoso perché in realtà noi non sappiamo quello che questi personaggi famosi con tutti questi muscoli formosi mangiano. Non lo sappiamo. Magari dicono che mangiano tutto vegano e magari non è vero. O magari dicono che mangiano carne e non è vero. Quindi, concordo con te sul soffermarci al nostro tipo di alimentazione, quella di cui siamo sicuri o delle persone vicine a noi che conosciamo, che vediamo cosa mangiano. E allora, comincio a parlare di me io, Ezio. Io ti dico che prima mangiavo carne, ti parlo di 13-14 anni fa. Adesso non compro più carne da 13-14 anni, anche se prima compravo solamente il tacchino, possiamo dire, o il pollo, mangiavo. Quindi ti dico che io ad oggi, dopo 14 anni di non comprare carne, io non ho nessun bisogno di integratori. Ho fatto 14 anni, 13, 12, 13 anni di veganesimo e poi sono passato da un paio d'anni a calcare la mano sul fruttarismo, cioè tendere a portare il veganesimo al fruttarismo, quindi mangio tanta frutta, in prevalenza frutta, possiamo dire. E
di integratori nella maniera più assoluta, né di B12 come mi dicevano, come paventavano, né integratori di ferro, ma nella maniera più assoluta. Non ho avuto bisogno di nessun tipo di integratore. Quindi questo è un esperimento che ho fatto sul mio corpo. Per quanto riguarda l'accenno invece che hai fatto al discorso del mondo, cioè questo spazio-tempo, quale videogioco o quale realtà simulata o quale realtà virtuale, Ezio, beh, lì ci sono diversi elementi che lasciano sicuramente pensare e fanno sorgere dei seri dubbi su questa affermazione che hai fatto tu, che poi si possa trattare di qualcosa di effettivamente simulato, anche se chiaramente non avendo le prove schiaccianti, questa cosa qui rimane, come dire, una convinzione personale, ma poi chiaramente ci sono tanti altri convinti a livello personale che si possa trattare di questo. Quindi penso di avere parlato di diversi punti che tu hai citato. Lascio a te la parola, Ezio. Ok, ecco a noi, eccoci. Allora, io guarda, ascolto le tue risposte non con la voglia di controbattere, ma con la voglia di capire le motivazioni. Punto perché io sono perennemente in discussione, metto perennemente in discussione me stesso. Questo mi aiuta ad essere fluido e non rigido. Allora, partiamo dal presupposto che l'uomo comune, allora partiamo da questo presupposto che innanzitutto, come hai detto te, nel tuo caso specifico, l'alimentazione vegana, ti ha portato dei benefici piuttosto che quella onnivora. Nel mio caso invece, io ti posso dire l'esatto contrario, cioè io avendo percorso il veganesimo, vegetarianesimo, veganesimo, quasi diventato fruttariano, ho visto che il mio corpo non reggeva più le dinamiche del lavoro, cioè non riuscivo a stare dietro agli impegni familiari, le dinamiche del lavoro, eccetera, eccetera. Anche le mie prestazioni quotidiane, cioè ne risentivo, non ero sveglio, non ero attivo, non ero completamente padrone di me stesso, ecco. Cosa che poi reintroducendo il pesce e reintroducendo latticini, eccetera, però appunto può essere un caso singolo e singolo, quindi dipende dall'individuo, e quindi qui ci ricolleghiamo anche all'alimentazione del sangue, no? Alla dieta del sangue, ma questo è un discorso molto più, ancora più da approfondire. Quello che si potrebbe fare è prendere magari un gruppo di persone vegane, fargli fare che hanno avuto un'alimentazione sana, quindi che si credono in salute, si reputano in buona salute, fargli fare delle analisi del sangue, dopodiché indurli in una dieta onnivora e poi dopo un certo periodo vedere le analisi del sangue e confrontarle con prima e vedere se stanno meglio o peggio. E così viceversa, onnivori che hanno un'alimentazione completa, sana, fagli fare delle analisi del sangue adesso e poi fagli effettuare una dieta vegana e dopo un certo periodo fagli fare delle analisi e poi confrontarle. In questo modo magari si potrebbero avere dei dati più empirici, ma comunque sia, secondo me, dipende dall'individuo. Ecco questo punto qui. Invece, per quanto riguarda, allora io ho profondo rispetto per gli animali, appunto ripeto, sono stato vegano, quindi, ma questo è il mio punto di vista, quindi odio gli allevamenti intensivi, odio la sofferenza alla quale gli animali si debbono sottoporre per nutrire l'essere umano, quindi io odio i circhi, quindi odio vedere le corride, odio vedere gli animali usati per il divertimento dell'uomo, quindi odio tutto questo, odio questa nostra società così estremista in questo senso qui.
Invece per quanto riguarda l'etica o la morale, allora secondo me l'uomo va governato attraverso delle leggi, perché quando cominciamo a voler imporre un'etica o una morale all'uomo o sull'uomo, si creano le religioni. Ti faccio l'esempio appunto del veganesimo, non di tutti i vegani, però di una frangia estremista di veganesi, di vegani che non tollerano più il confronto con altri tipi di alimentazione, a tal punto da diventare più che una dieta, uno stile di vita, e quindi più che uno stile di vita, una setta quasi. Quindi imporre il loro modo, la loro etica o la loro morale al mondo intero. E quindi qua poi subentrano le religioni, quando sull'uomo, invece delle leggi, si vuole applicare la morale o l'etica. Quindi sotto questo punto di vista, non mi trovi d'accordo, ma appunto ognuno poi la pensa come vuole. E invece, bisognerebbe riflettere, ritornando alla realtà simulata, in cui la fisica quantistica, anche il CERN di Ginevra o molti scienziati moderni sembrano volersi avvicinare. Noi dobbiamo innanzitutto capire chi siamo noi e chi sono gli animali. Quindi, in un'ottica, penso che ci trovi d'accordo, noi possiamo benissimo dire che gli animali, così come gli alberi, così come la scenografia di questo nostro videogame, faccia parte appunto della scenografia, no? Quindi animali, alberi, piante, montagne, eccetera, eccetera. Mentre l'uomo è il player, è il Super Mario. Quindi c'è una differenza tra l'uno e l'altro. Ecco, adesso dovendoci confrontare o raffrontare ad un Super Mario, ok? Secondo te Super Mario affronta una missione e durante la sua missione si trova a doversi fronteggiare o a dover evitare pericoli? Che può essere il leone, così come può essere la tartaruga o l'orso oppure lo scarafaggio, no? Fanno parte tutti dei nemici di Super Mario della scenografia. Ora, se tu, secondo la tua morale, non gli schiacci gli scarafaggi, non lo schiacci la tartaruga, non ti nutri del leone, ma lo bypassi, è una tua condizione morale. Ma se c'è qualcuno che invece si diverte, anziché seguire la logica del gioco, no? Si diverte ad uccidere tutte le tartarughe o tutti i leoni, oppure si diverte a metterli in un allevamento, oppure non lo fa per divertimento, lo fa per introiti economici. Chi sei tu per giudicare quello che fa quell'uomo? Perché quell'uomo comunque è parte di un gioco come te. La cosa importante in Super Mario non è salvare gli animali, ma salvare la tua vita. Quindi se quell'uomo, usando quei principi che tu e anche io giudichiamo aberranti, quasi feticisti, no? Il fatto di rinchiudere tutti gli animali insieme oppure di maltrattarli, cioè invece di seguire una logica del videogioco, lo scopo del videogame, gioca a gioco libero e fa questo agli animali perché si diverte a farlo. Noi non possiamo giudicarlo, perché dal momento che lo giudichiamo, noi imponiamo un'etica, una morale che inesorabilmente crea religione. Il nostro obiettivo è finire il gioco, non è salvare gli animali. Il nostro obiettivo è completare la missione della nostra vita. E quindi questo è capire qual è la missione della nostra vita. E non giudicare il comportamento delle altre persone, almeno che il comportamento di quella persona nuoce direttamente alla nostra libertà. Quindi la libertà dell'altro finisce dove ne comincia quella nostra. Quindi è su questo punto che dovremmo discutere. Quello che bisognerebbe capire è qual è appunto la differenza tra l'uomo e l'animale. Cos'è che distingue l'uomo dall'animale? È la consapevolezza. La consapevolezza che è sempre di più predominante in noi di essere
parte di un sistema, di un videogame, quindi di essere quasi degli avatar di qualcuno, no? O quasi l'avatar di qualcuno, l'avatar magari di noi stessi, cosa che gli animali non hanno. Quindi io non sto dicendo che è bello uccidere gli animali o che è bello nutrirsi di questi. Io sto semplicemente dicendo che non è il nostro obiettivo, non è la nostra missione di vita pensare alla salute degli animali, ma il nostro obiettivo di vita innanzitutto è concentrarsi su noi stessi e non sugli altri. E in seconda analisi capire qual è lo scopo del nostro videogame, perché ognuno di noi ha il proprio scopo, e portarlo a termine nel miglior dei modi, quindi con più soldi e con più vite, quindi godendo della nostra vita nel miglior dei modi, secondo l'etica e la morale personale di ognuno di noi, e quindi con più soldi e con più, perché in ogni gioco ci sono i soldi e c'è il tempo, no? Quindi noi cosa dobbiamo fare? Cercare di accumulare ricchezze, ma io non parlo solo di ricchezze materiali, parlo di una ricchezza completa, no? Una ricchezza che arricchisce noi stessi. Poi la ricchezza dipende da individuo, c'è qualcuno che magari trova ricco e avere 1 milione di euro, c'è qualcuno che trova, che pensa di essere ricco avendo tante rose, tanti fiori, dipende dall'individuo. Quindi l'obiettivo è questo, completare la singola missione di ognuno di noi. Passo a te la palla. Sia chiaro, Ago, che io non sto parlando di un mondo anarchico, io ti sto parlando di un mondo dove ci sono delle leggi fisiche, naturalmente, ma anche delle leggi dell'uomo che vanno rispettate e che sono sopra la morale o l'etica. Ci sono delle leggi di Stato, di regione, di nazione, capito? E quelle leggi lì vanno rispettate perché sono state fatte dall'uomo per rispettare la nostra vita, cioè per la nostra ricerca della felicità e per farci compiere il nostro gioco in serenità. Quindi io non credo in un mondo anarchico, ma in un mondo con delle leggi giuste, ecco. Però in un mondo dove non possiamo avere la presunzione di imporre un'etica e una morale, perché in quel caso lì si crea religione. Allora, Ezio, continuo con dirti un concetto importante, ovvero il motivo per cui i vegani si arrabbiano e si radicalizzano, che era quello penso a cui ti riferivi tu prima. In sostanza, fanno un'operazione, che è pure quello che facevo io naturalmente. E che ora cerco di farlo di meno perché sennò si perde la lucidità. Loro si identificano per empatia con il dolore che prova l'animale e quindi reagiscono verso i carnivori con delle offese. E quindi l'esempio tipico è se tu hai un animale domestico, hai un cane, hai un gatto. Io ti vado ad uccidere questo animale, è chiaro che tu cominci a contrariarti e cominci pure a non solo offendere, ma anche a reagire pesantemente, immagino, no? Quindi è giusto per capire, ma le offese sono, secondo me, sbagliate perché non perché non sia. Non venga fatta non venga fatta un'azione bruttissima nei confronti dell'animale, ovvero ucciderlo, ma perché non si ottengono effetti, voglio dire, non si ottengono effetti di dialogo, effetti di comprensione del fatto che la carne non solo non serve a livello fisiologico, secondo me, è la mia opinione, perché prima degli anni, cioè nel dopoguerra, non ce n'era carne, tutti non mangiavano carne e tutti andavano avanti, cioè non è che morivano, voglio dire, no? E nei tempi precedenti ancora non è che c'era tutta questa. No, non è che prima della guerra c'era abbondanza di carne, la carne era roba per ricchi, roba per baroni, conti, principi e compagnia cantante.
Quindi non mai è stata la carne un alimento per il popolo, possiamo dire, no? Per quanto riguarda ciò che dicevi per gli allevamenti intensivi o le corride, devo dire che Ezio ti fa onore perché almeno non hai l'atteggiamento che hanno tante persone che mangiano carne, che vabbè, gli animali sono animali e tanto la loro sofferenza a me non interessa, ti lasciano intendere, mentre tu dici io lo mangio, ma perché penso che per me sia indispensabile, dici tu, però il discorso degli allevamenti intensivi mi fa tanta tristezza, mi pare di aver capito che hai detto, sì, hai detto questo. O anche le corride, insomma, che sono delle cose obbrobriose. Mettere del grasso negli occhi di un toro, poi, insomma, vessarlo, stringergli certi organi per mettergli tipo delle cinghie al collo, tutte queste cose qua per farlo alterare, prima di farlo uscire lì in pubblico. Ora, c'è anche da dire che la setta, come tu citavi, che sembrano una setta ai vegani, la setta non è solo tra i vegani, ma è anche tra i carnivori, perché se ci fai caso ci sono tanti gruppi di persone che si riuniscono per consumare la carne e chiaramente hanno degli atteggiamenti palesi di complicità e questo è tipico delle sette, sia a livello dei vegani che a livello dei carnivori, cioè quando i vegani si considerano degli eletti, io sono d'accordo con te che è una cosa sbagliatissima questa cosa qua. Dovrebbero, piuttosto che dire parolacce, dovrebbero ricordarsi che fino a poco tempo prima anche loro consumavano la carne. E se si ricordano questa cosa qua, è chiaro che se qualcuno li attaccava reagivano malamente. Anche io, lo penserei, stavo dicendo, perché non sono mai stato attaccato ai tempi, non c'era questa radicalizzazione vegana, possiamo dire, quando io ho smesso di mangiare carne. Quindi, un'altra cosa che voglio aggiungere a quello che hai detto tu, cioè specificare quello che hai detto tu, è che non c'è la prova che gli animali siano degli oggetti digitali. Potrebbero essere delle anime che non hanno la parola, che non hanno la logica come l'essere umano, no? Potrebbe anche essere così. O addirittura essere esseri umani degradati ad animali, un po' come si diceva in certi miti antichi, potrebbero perfino essere gli esseri umani che sono carnivori, che vengono degradati ad animali per subire quel che subiscono gli animali, non si può escludere, gli viene tolta la parola, non si può escludere. A maggior ragione chi concepisce un Dio onnipotente, se è onnipotente, questo Dio ha anche il potere di togliere la parola all'uomo, di togliergli il corpo umano e dargli un corpo animale, come si diceva in queste leggende antiche, no, Ezio? Non si può escludere. Andiamo al discorso degli esseri umani che, a parere di tante persone, assomigliano più a delle greggi, assomigliano più a un gregge, certi gruppi di persone, che a degli individui. E allora, a quel punto, siccome hanno dei comportamenti più vicini agli animali che agli esseri umani raziocinanti, a quel punto, se possiamo farlo con gli animali, di prenderli, appenderli e tagliargli la testa e mangiarli, lo si potrebbe fare anche con questi uomini, no? Un po' come dicevano i nazisti, che bisognava sterminare gli invalidi e compagnia briscola. Si potrebbe pensare anche di fare questa cosa, se si fa con gli animali, con queste persone che hanno più caratteristiche simili a greggi di pecore, no? Che la pensano in maniera uniforme, che quando uno dice una cosa gli altri vanno dietro, a livello mentale possiamo dire, no? Quindi chi è che ci ferma poi dall'andare a considerare questo gruppo di esseri umani come carne da macello?
È chiaro, Ezio, che non sto puntando contro il timone. Dico queste cose in termini logici e con uno spirito di confronto. Cioè, io ti pongo la cosa lì seriamente a livello logico. Cioè, la domanda te la faccio seria io. Cioè, a questo punto sarebbe giustificato anche farlo con gli esseri umani, questa cosa qui. Come molti dicono che viene già fatto con le scie chimiche, lo sterminio e tutte queste storie qua. Riguardo al discorso del videogioco e dei quadri di Super Mario che hai detto, volevo aggiungere un'ultima cosa prima di lasciarti la parola. Allora, potrebbe anche darsi che fino a quando non si rispetterà la vita degli animali, possano tenere l'uomo in questo carcere, visto che siamo, anche come dici tu, saremmo, al meglio dire saremmo perché è un'ipotesi, in un simulatore piatto e potenzialmente infinito, possiamo dire, no? Fin quando non si trova una fine, non possiamo dire che sia finito. E quindi tenerlo acceso fin quando c'è corrente elettrica disponibile, cioè tenere gli uomini carcerati a livello mentale qua dentro fin quando hanno corrente elettrica. Potrebbe anche darsi che le cose stiano così, cioè più animali ti mangi e meno empatia hai verso il dolore altrui e più ti tengono qua dentro. Al solito non si può escludere questa possibilità. Può anche darsi che sia come dici tu, ma può anche darsi che sia come dico io. Abbiamo il 50% per uno di possibilità. Qual è la verità? Credo che ci possa interessare quale sia la verità a questo punto, per poter scalare, come dici tu, il quadro. Ecco, Ezio, ti lascio la parola. Sì, hai dimenticato anche che le corride, dopo che il toro è quasi sfinito, sul finire spesso lanciano anche un cavallo nella corrida, con un vecchio cavallo utilizzano, che viene ricucito alla bella e meglio, ma tendenzialmente sventrato, in modo tale che durante la corrida le budella gli cadino per terra e incentivino il toro ad attaccarlo. Quindi c'è questo massacro nel massacro che secondo me è intollerabile. Ma guarda, esistono, come ti dicevo, le leggi che dovrebbero tutelare anche gli animali, cioè che tutelano gli animali. Il punto è, tipo in Italia noi abbiamo la LAV, no? Il punto è che magari ci sono pochi uomini, ci sono pochi fondi e quindi i controlli non vengono fatti come dovrebbero, però le leggi ci sono e poi spettano gli uomini e qua si ritorna al fatto, è già così difficile cercare di far rispettare delle regole di buona convivenza, come si dice, buon condominio, figuriamoci poi intervenire nella morale, nell'etica, allora diventa quasi utopico. Come ti dicevo, Ago, io sono stato vegano e ti dico, faccio difficoltà a tornare a cibarmi di carne perché appunto ho molta empatia nei confronti degli animali. Come ti dicevo, gli allevamenti intensivi che poi non rispettano neanche le regole dell'animale, cioè di fargli vivere in serenità, già la propria agonia, no? Verso la morte è intollerabile. Appunto, poi i circhi, le corride dove gli animali vivono tutta una vita rinchiusi. Oppure costretti al nostro divertimento, cioè, è intollerabile su questo e non lo metto in dubbio, quindi io capisco l'empatia, però guarda, anche durante la seconda guerra mondiale o negli anni precedenti non è che non si faceva uso di carne, si mangiava in carne in piccole quantità e come tutto del resto, secondo me non bisognerebbe abusarne, bisognerebbe fare un'alimentazione equilibrata e mangiare un po' di tutto. Io non dico che bisognerebbe mangiare affettati o questi patè di carne, questi chicken nuggets, queste poltiglie di pollo dove ci sono intere
migliaia, milioni di pulcini che vengono tritati tutti insieme per fare questi chicken nuggets, cioè, questo è puro abominio, cioè, su questo io sono d'accordo. Però mangiare un po' di carne, io ti parlo di 100 grammi alla settimana di carne, è necessario per dare all'organismo quello di cui ha bisogno. Mangiare un uovo, due uova a settimana, cioè, mi trovi perfettamente d'accordo sulla degenerazione dei nostri tempi, quindi su questo siamo d'accordo. Qualsiasi tipo di radicalizzazione, sia da parte dei vegani che degli onnivori, secondo me è sbagliata, ma la risposta degli onnivori è stata una risposta di conseguenza al crescere e all'invasione di questo atteggiamento vegano così da setta, così spesso violento. Infatti poi si è coniato persino il termine nazi vegano, quindi è tutta una conseguenza. Comunque sì, il fatto di chiudersi dietro a delle categorie e fare religione, secondo il mio punto di vista, ti torno a ripetere, sì, e questo avviene ogni qualvolta si cerca di moralizzare, di dire la mia morale è anche la tua, o la mia etica deve essere anche la tua. Ogni volta che si cerca di fare questo, e si ritorna al punto di crearsi delle piccole religioni, categorie nelle categorie che poi sono religioni. Invece per quanto riguarda la tua idea che l'essere umano sia stato degradato animale per questo, ma non mi trovi d'accordo, perché ritornando alla consapevolezza che ti dicevo di un mondo simulato, si torna al concetto che l'uomo è consapevole, quindi l'uomo sa di esistere, l'animale no, l'animale non è consapevole e quindi non c'è nessun ne, non ha nessuna guida, cioè non è l'avatar di niente, è messo lì perché fa parte di una creazione. Quindi fa parte del creato, fa parte della scenografia del videogame, non fa parte, non è un player. E quindi no, non sono d'accordo, anche perché l'uomo, sappiamo bene anche dai testi antichi, dai testi sacri anche, l'uomo è stato programmato per mangiare carne. È stato programmato perché i nostri creatori, chiamiamoli Elohim, chiamiamoli Anunnaki, chiamiamoli adoravano appunto gli olocausti di carne, adoravano queste cose qui, quindi ci hanno in un certo senso insegnato a mangiare carne. Lo stesso Gesù nel Vangelo dice: non importa quello che ingoiate, ma importa quello che dite, cioè quello che fate uscire fuori, non importa quello che mangiate. Come per dire, mentre addirittura nel Vecchio Testamento c'erano delle cose che non bisognava mangiare, tipo la nostra. Stando al Vecchio Testamento, avremmo dovuto seguire una dieta cachè, no? Simile a quella degli ebrei. Poi dopo è intervenuto il Nuovo Testamento con Gesù che dice: mangiate quello che volete, non è importante quello che mettete dentro, ma quello che dite. Quindi addirittura si arriva a dire questo, cioè mangiate quello che volete. E appunto per evitare che ci fossero incomprensioni, non, come per dire, non è importante come vi cibate, ma è importante il pensiero che poi avete questo poi è un discorso un po' più, ci andiamo ad allontanare dalla tematica. Torno a ripetere, per quanto possa sembrare riduttivo, l'essere umano, anche il più stupido, ha una certa consapevolezza. Certo, ci sono poi casi in cui di idioti totali, ma ognuno è libero di giocare in questo modo come meglio crede. La morale spetta a ognuno di noi, cioè è singola. E non cioè, è logico quello che tu dici, cioè quello che noi facciamo agli animali, poi lo facciamo a noi stessi. Non, succede, avviene. Ti basti prendere come esempio l'Africa, dove ogni giorno vediamo morire i bambini per strada di fame e nessuno fa niente, cioè a parte donare un euro quando c'è la pubblicità in televisione. Cioè materialmente basterebbe ridistribuire le ricchezze e eliminare la fame nel mondo, eppure
Per non parlare poi dei rituali dove vengono utilizzati i bambini, cioè quello che noi facciamo sugli animali lo facciamo anche su noi stessi, ma quello dipende dalla morale dell'uomo. Cioè voglio dire, pure se si arrivasse a un mondo dove la carne sarebbe vietata, cioè mangiare carne, comunque ci sarebbe chi se ne ciberebbe in maniera illegale, si creerebbero dei mercati illegali, eccetera, perché quello fa parte poi della morale singola dell'essere umano. Se ci sono persone cattive, o persone feticiste, o persone macabre, e quello non dipende da che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, quello dipende cioè, da un qualcosa che non funziona in questi tipi, cioè da un sentimento, sono privi di sentimento, non possiamo generalizzare, dobbiamo essere moderati, affidarci alle leggi dell'uomo. Ripeto, il cannibalismo umano è qualcosa che magari a livello ritualistico esiste, quindi non escludo che ci sia davvero questo, ma ti ripeto, è un qualcosa che dal mio punto di vista, dal tuo punto di vista o dal punto di vista di miliardi di persone è una cosa inaccettabile, ma ci sarà sempre qualcuno, qualche testa di cazzo, che ne so, qualche persona, cioè che compierà atti abominevoli contro l'uomo o contro gli animali, ma esistono le leggi che dovrebbero tutelare noi così come gli animali. Quindi magari sono d'accordo con te sul fatto di dire ci vorrebbero delle leggi un po' più che permettessero che dessero più dignità all'animale. Ma guarda, io penso in Italia abbiamo la LAV, ti ripeto. E non è un problema questo, il problema è metterla in pratica. Cioè, pure negli allevamenti intensivi bisogna che gli animali vivino in certe condizioni, riciclo di aria, pavimentazione pulita, gli animali devono essere lavati quotidianamente, e ti parlo degli allevamenti intensivi, devono avere cibo fresco, l'acqua deve essere pulita. Ma questo spesso non avviene, ma non dipende dalle leggi, dipende sempre dall'uomo, ti ritorno a ripetere. Quindi è già così difficile far rispettare le leggi dell'uomo, figuriamoci poi intervenire sull'etica. Invece, per quello che tu mi dicevi, può darsi che il tuo scopo di questo gioco sia questo, cioè il tuo scopo sia quello di non mangiare carne e sentirti felice in questo. Ma è il tuo scopo, non puoi sentirti in diritto di dire il mio scopo di vita è lo scopo di ognuno di noi, perché solo sentirsi in diritto di esprimere questa opinione permettimi, un po' arrogante, cioè magari è il tuo, però ogni qualvolta poi si cerca di fare del nostro, cioè il nostro pensiero, si cerca di dire il mio pensiero deve essere il pensiero di tutti, secondo me là ci allontaniamo da noi e cominciamo a sbagliare indirizzo. Io magari lo scopo di questo gioco, non metto in dubbio che il tuo scopo di questo gioco, magari tu sia arrivato a una consapevolezza tale che ti permette di dire io non mangerò mai animali e quindi questo è il tuo scopo. Non puoi dirlo perché magari poi tra 5 anni, 10 anni cambierai idea, però per il momento è questo, ma non puoi dire che questa tua consapevolezza attuale sia quella di ogni persona, perché ogni persona ha il suo percorso e ogni persona ha la sua consapevolezza e ogni persona ha la sua presunta verità, che poi è sempre presunta. Diago, io sono più dell'idea che l'uomo non appartenga appunto al creato e quindi di per sé si ha come una sorta di virus per questo creato, no? Per la bellezza del creato. Quindi un fattore disturbante, un player appunto, sono più di quest'idea. E invece per quanto riguarda la carne, ritornando alla ritualità, alla ritualistica, secondo me dovremmo cercare di riscoprirla, appunto perché anche sai, io sono contro le religioni, ma mi riallaccio sempre perché nelle religioni ci sono le chiavi di lettura, è come una sorta di manuale di istruzione per chi non conosce le leggi esoteriche o le leggi della magia. Quindi
però anche quando si prende l'ostia, no? Il corpo di Cristo e la ritualistica del mangiare carne, anche gli indiani quando uccidevano la preda, poi ne mangiavano il cuore, come per dire, esaltavano il fatto che veniva dispersa energia vitale per dare sostentamento all'uomo. Quindi ogni vita sottratta, ogni vita animale sottratta, era un'energia che ritornava, che l'uomo acquisiva. Quindi come punteggi, no, di un videogame, però non si uccideva in eccesso, non si uccideva per sfizio, ma si uccideva per fame e per necessità. E ogni volta che un animale veniva ucciso, ogni cacciatore, ma non ti parlo dei cacciatori moderni che con la pistola a 3 km di distanza uccidono, io ti parlo dei guerrieri indiani o tribali, ecco. E quando si uccideva un animale era per necessità, per sfamare la popolazione della tribù, e si festeggiava, si glorificava, quindi si celebrava, si creava il rituale intorno a quella morte. Quindi secondo me bisognerebbe ritornare ad una consapevolezza maggiore, ma di tutto quanto in genere. Cioè, noi viviamo purtroppo in tempi bui, dove siamo passati all'eccesso di tutto, quindi all'eccesso, ma anche all'eccesso. L'eccesso rappresenta anche appunto il dire io non mangio più carne, quello è l'eccesso di tutto. Come l'eccesso è anche chi poi mangia carne ogni giorno in continuazione, quindi dalla mattina alla sera, quindi è tutto un eccesso, uno schifoso eccesso per me. Allora Ezio, ti dico ultime due cose su questo argomento dell'etica, possiamo dire, o della legge, o dell'imposizione della volontà di alcune persone su altre. E poi passo al secondo argomento, ovvero quello della salute tra carnivorismo e veganesimo. Allora, quanto all'imposizione della volontà di una parte degli uomini sugli altri, attualmente c'è questa imposizione, perché la maggioranza dei cittadini italiani, non ha vietato l'uccisione degli animali come vorrebbero che si vietasse i vegani o i fruttariani. Quindi si impone la macellazione, ma io, se devo essere sincero, se si impone la macellazione degli animali come il bue, la mucca, eccetera, io imporrei pure la macellazione degli animali domestici, cioè di quelli da compagnia, perché in questa maniera ci sarebbe, come dire, una compensazione cioè, se i vegani hanno questa empatia e percepiscono questo sentimento di contrarietà per l'uccisione degli animali, allora ci sono i carnivori che hanno gli animali domestici come cani e gatti. Io imporrei che a un certo punto debbano essere macellati pure quelli, insomma, come fanno i cinesi che si mangiano cani e gatti. E tu dici, ma giusta sarebbe questa legge? Ma qui non parliamo più di giusto, qui parliamo della volontà della maggioranza, perché in uno Stato ci sono leggi che corrispondono alla maggioranza dei cittadini, diciamo, anche se gli Stati poi sono delle oligarchie, ma grosso modo possiamo dire che c'è una corrispondenza popolare poi sulle leggi fatte. Quindi, in sintesi, ti dico che attualmente c'è la possibilità, la legge prevede che si possano uccidere certi animali, ma tutela gli animali domestici, la legge. Cioè i cani e i gatti sono tutelatissimi. Cioè, se lasci un cane legato in autostrada, apriti cielo. Ci sono denunce, questo e quello. Ovviamente è sbagliato fare una cosa del genere, lasciare un cane legato in autostrada. Però
per quanto mi riguarda, ma se lasci 1.000 animali chiusi nelle gabbie, 1.000 polli chiusi nelle gabbie che si mangiano l'uno con l'altro, per quanto sono stretti, messi dentro quelle gabbie, a nessuno importa nulla. Cioè, se paragoniamo il cane legato in autostrada, in realtà fa la vita del nobile quel cane. Passerà qualcuno, passerà la polizia e insomma farà la sua vita, che ne so, o in un canile o in una famiglia. Ma pensa a quei polli tutti stretti tutto il giorno che si mangiano l'uno con l'altro le teste. Ecco, sono due cose imparagonabili. Oppure il bue, insomma, che viene, o i maiali che vengono stretti in quelle gabbie di ferro. Allora, per quanto mi riguarda, è una questione della legge della maggioranza, che attualmente la maggioranza è fatta da carnivori in Italia, quindi votano per queste leggi che si possono uccidere gli animali. Sicuramente in Parlamento c'è la maggioranza di carnivori. Ora, se come stanno cambiando le cose, i vegani stanno aumentando vertiginosamente, anche a causa di tutte le malattie di cui ora parleremo, a questo punto ti dico che se diventeranno la maggioranza i vegani, poi i carnivori dovranno accettare pacificamente. Se sono onorevoli, chiaramente, perché attualmente i vegani stanno accettando pacificamente il fatto che vengano uccisi gli animali, nel senso che non si prendono i fucili e si va a sparare ai carnivori, voglio dire, in questo senso pacificamente. Quindi, in un secondo momento, quando ci sarà la maggioranza di vegani e verrà vietata l'uccisione dei buoi, dei cavalli, delle pecore, delle capre. Chiaramente ci dovrebbe essere la stessa onorabilità nell'accettare la volontà della maggioranza, come adesso si vuole la pace nell'accettazione dei vegani, possiamo dire, no? La legge è una questione di scelta. Tu scegli e voti, metti la crocetta su un sì o su un no, in base alla tua volontà, alla tua coscienza. Quindi non è che si può dire giusto o sbagliato, come dicevi tu. Ecco, io ti dico che le cose cambieranno a livello legislativo. Non mi aspetto che possano cambiare a livello del singolo, perché insomma, questa cosa chiaramente io farei dei test. Prenderei tutte le persone carnivore, chi vuole provare, gli farei fare il test del veganesimo e misurerei i valori, come dici tu, visto che c'è questa cosa di misurare i valori. Se il ferro è nei limiti con mangiando vegetali, se la B12 è nei limiti mangiando vegetale, se le vitamine sono nei limiti mangiando vegetale, allora lì non si può obiettare nulla, chiaramente, no? A livello oggettivo. Ed Ezio, io ti posso dire che tante persone hanno fatto questo test, si sono fatte le analisi. Io non le ho fatte personalmente perché sto bene, non sento il bisogno neppure di fare le analisi, ma ci sono persone che le hanno fatte da vegani e hanno i valori praticamente perfetti. Comunque, questo argomento mi pare da parte mia che sia stato abbastanza trattato, Ezio. Passo all'argomento successivo, ovvero quello che riguarda la salute e le malattie. Per quanto riguarda il mangiare carne, fino a non molto tempo fa erano solamente dicerie da complottista il fatto che la carne provocasse dei tumori. E nessun organo ufficiale diceva che la carne provocava tumori, dicevano insomma le sostanze nutritive che aveva, questo e quell'altro. Ma non si era arrivati, come qualche anno fa, ormai è stato pubblicato dal Centro Nazionale Tumori di Milano, che la carne, seppure rossa,
provoca il tumore. Questa cosa è una svolta epocale, possiamo dire, che un organo ufficiale abbia detto questa cosa qui, cosa che, se ben ricordo, lo dice pure l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora, com'è che 10 anni fa non provocava il tumore e ora provoca il tumore? La carne è rossa, viene detto, no? Obiettivamente io mi metto un po' a ridere, nel senso che il Centro Nazionale Tumori ci sia andato abbastanza leggero, possiamo dire, perché sarebbe stata impopolare un'affermazione più accentuata rispetto alla carne rossa, ovvero includere anche la carne bianca. E ancor peggio sarebbe stato includere il latte, e quindi derivati animali. Allora, la caseina è stato dimostrato negli Stati Uniti nel China Study, da parte di Colin Campbell, che insomma, oltre ad essere un professore universitario, quindi un ricercatore a livello universitario alla Cornell University, si trova, insomma, i suoi video si trovano su YouTube tranquillamente. Lui abbia fatto questo studio insieme ai suoi colleghi, ha coinvolto un po' tutto l'Ateneo, possiamo dire, no? È giunto alla conclusione che la caseina, ovvero la proteina contenuta nel latte, provoca il tumore. Quindi, ancora in Italia, questa cosa qui non viene detta da organi ufficiali, ma allora possiamo dire che tra la carne rossa e il latte c'è di mezzo la carne bianca, io direi. Considerando ad esempio come viene trattato il pollo con tutte le sostanze chimiche che vengono aggiunte sia dandole ai polli da mangiare, no? Tutti gli antibiotici, gli ormoni, tutte le sostanze per gonfiare, rapidamente crescere, quando il pollo viene ucciso, poi con degli aghi viene trattato con una sostanza chimica che evita che la carne possa marcire o possa cambiare colore. Cioè, viene ulteriormente trattata con farmaci, con sostanze chimiche, anche da morto. Ecco, allora io dico, quanto è sana questo tipo di alimentazione? Quanto può essere sana? Cioè, possibile mai che la carne bianca non provochi il tumore? A me, obiettivamente, devo dirti che mi sembra molto, 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 3 volte strano. Quindi mi aspetto che tra qualche annetto il Centro Nazionale Tumori di Milano beh, sarà costretto ad apportare qualche cambiamento alla lista degli animali, insomma, degli animali morti che creano il tumore se vengono immessi dentro l'intestino umano. Quindi io dico, vabbè, a livello etico la cosa è discutibile, uno si preoccupa più della vita degli animali che dell'alimentazione, ma qui ora stiamo parlando di qualcos'altro, di qualcosa che aggrava la salute dell'uomo, anzi la intacca più che oltre che aggravarla, la intacca perché dalla salute si passa al tumore. In questo caso, quindi possiamo dire che il mangiare carne rossa sia ufficialmente un suicidio. È ufficialmente un suicidio. Significa avere un tumore, significa poi che l'uomo viene macellato a sua volta dai chirurghi. Perché nel momento in cui arriva un tumore allo stomaco, all'intestino, gli uomini che hanno questo genere di tumore, io ne ho visti, insomma, praticamente entrano ed escono dagli ospedali, ogni volta gli tagliano un pezzo di intestino, ogni volta poi gli mettono un sacchetto per l'alimentazione, fino allo stomaco gli arrivano
ad asportare. Quindi vengono macellati a loro volta. Potremmo dire che nella natura c'è una sorta di contrappasso che porta a... E la cosa fa dispiacere sia per gli animali che vengono mangiati, sia per l'uomo, perché io non dico ah, ben gli sta, io dico non si rendono conto del fatto che poi colpisce pure loro questo discorso di essere macellati. Quindi doppia, doppia perdita, perdita di un animale e perdita di un uomo, che se fossero presenti in maniera più cosciente, questi esseri umani potrebbero apportare sicuramente vantaggio all'intera umanità, dico io. Quindi doppia perdita. Ma comunque, al di là di quello che possa pensare io, di quello che possa sentire io, nel creato... Ezio, come hai citato tu, nel creato c'è questa sorta di contrappasso. Tu ti mangi l'animale e poi tu uccidi l'animale, tu affetti l'animale e poi il chirurgo affetta te. Questo è un fatto oggettivo ormai, che se entri in un reparto oncologico, cioè, e cominci a chiedere cosa mangiano le persone, ti rendi conto che la maggior parte mangiano animali e derivati animali. Ecco, io ho detto grosso modo i concetti fondamentali di questo argomento. Ezio, passo a te la parola se hai qualcosa da dire riguardo anche alle tue esperienze su ammalati di tumore, se ne sai qualcosa, se vuoi affrontare la cosa da un altro punto di vista. Una piccola e breve nota, Ezio, per concludere, che Colin Campbell è giusto per chi tiene al fatto che sia una fonte ufficiale, oltre ad essere professore universitario e ricercatore, è anche il medico dell'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. Per me queste cose non fanno, non sono rilevanti, ma le dico perché per delle persone possono avere una certa rilevanza, no? Quindi è un elemento in più che potrebbe aiutare, insomma, a finirla con questa mattanza per iniziativa di ognuno, non per imposizione mia o di qualcun altro. Infatti, Ago, secondo me essere specisti, cioè nel senso che quell'animale va bene e quell'altro no, è idiota come tipo di ragionamento. Ma è legato, come ti dicevo, a un'etica, delle nazioni o dei continenti. Per dire, in India ci sono le mucche sacre, ma sa che le mucche sacre ci sono anche in Calabria, no? Per via dell'ndrangheta. Quindi dipende dall'etica anche delle città, quindi dalla morale della città, dagli usi e costumi. Quindi sì, essere specista sulle razze, quello va bene da uccidere, quello no, è terribile, davvero, è terribilmente limitativo ed è stupido. Però te dici, ci sono i carnivori che mangiano carne, però poi non mangerebbero mai il loro animale domestico, è vero questo, però l'idiozia è anche al contrario di quei vegani che poi per avere compagnia hanno un rapporto quasi feticista col proprio animale domestico, tipo baci in bocca, baci con la lingua, eccetera, eccetera, ma oltre questo, poi al loro animale domestico gli danno la carne. Quindi assurdo, l'assurdità, cioè non comprano la carne per se stessi, però la comprano per il loro animale domestico. Ancora più assurdità, io ho conosciuto persone vegane che poi per principio fanno diventare vegani i loro animali domestici, quindi andando contro natura stessa, quindi anche qui c'è dell'idiozia a massimi livelli. Allora, per quanto riguarda invece il ragionamento che dicevi degli animali chiusi, rinchiusi e la differenza di trattamento, ti ho detto quello dipende dalla cultura, cioè un maiale non è visto come domestico, mentre un cane sì, o
ma dipende da, dipende dalla cultura. Però ti dico, ci sono le leggi che tutelano gli animali. Sono le leggi, c'è la protezione degli animali, la Lega, l'AV, la protezione degli animali, che non consente, anche negli allevamenti intensivi, non consente che gli animali si mangino tra loro o che l'animale cresca in condizioni pietose. Avviene questo sempre per colpa della mancanza dell'uomo di voler rispettare le regole. Quindi è per colpa dell'uomo, non per colpa dell'umanità, della volontà popolare. E poi per quanto riguarda la legge, non è che adesso c'è una maggioranza di onnivori e vietano di mangiare frutta. Cioè, non ha senso il tuo ragionamento. È come per dire che adesso, siccome ci sono gli onnivori che mangiano carne, devono vietare ai vegani di mangiare frutta. Cioè, non ha senso. C'è libertà di scelta adesso, e se ci sarà una maggioranza di persone vegane che comanderanno, ci dovrà essere libertà anche dopo. E il punto non è mangiare animale o non mangiare, il punto è l'abuso in tutto quello che si fa. L'abuso anche delle coltivazioni per coltivare la soia, l'abuso di tutto, il disboscamento per favorire queste piantagioni di soia che oltretutto sono degli OGM, cioè che fanno male. Per dirti, così come la carne, anche l'abuso di altri alimenti vegetali può danneggiare il nostro ecosistema. Quindi non è limitare la libertà degli altri, come dici te in questo caso, ma anche se ci fosse una maggioranza di vegani, dovrebbe comunque consentire il nutrimento onnivoro. Una dieta onnivora, magari con dei vegani, con una maggioranza vegana al potere, ci potrebbe essere una limitazione nel consumo della carne. Di questo io sono a favore di questo, non sono contrario, anzi. Per quanto riguarda invece i test o le analisi del sangue, eccetera, io da vegano ti posso garantire che avendo avuto un'alimentazione vegana, così come mia moglie, abbiamo fatto delle analisi del sangue e abbiamo visto che c'erano carenze sia di B12, che la B12 è indispensabile anche per un equilibrio psicologico, e c'erano carenze di ferro. Quindi, perché il ferro era dovuto a una nostra mancanza, perché nell'alimentazione vegana per poter assumere il ferro, dopo che ti nutri di alimenti che contengono il ferro, tipo lenticchie oppure, che ne so, ortaggi a foglia verde, eccetera, eccetera, hai bisogno di assumere la vitamina C prima o dopo, in modo tale che l'organismo, cioè hai bisogno di questa piccola accortezza che noi spesso non l'avevamo, e quindi, però hai capito, cioè devi avere degli accorgimenti che noi non avevamo, perché appunto l'alimentazione, secondo il mio punto di vista, l'alimentazione vegana non è completa e ti porta ad avere delle carenze, secondo dati empirici visti sulla mia persona, ma anche su altre persone. Quindi, come tu hai avuto dimostrazione del contrario, io posso dirti invece che ti sbagli. Allora, sì, ma su questo ci troviamo d'accordo, che la caseina faccia male, mi trovi perfettamente d'accordo, i formaggi sono dannosi, mi trovi perfettamente d'accordo, la carne fa male, mi trovi perfettamente d'accordo, l'abuso di carne, io sono d'accordo sull'abuso di carne, oppure sulla qualità della carne, tipo insaccati o che cavolo ne so, o i wurstel, tutte queste merdate qui, ti ripeto, i chicken nugget, tutte queste poltiglie di carne, si fa la carne di maiale che è simile alla carne umana, quello si fa male, ma una fettina di carne di toro limanzo o un petto di pollo a settimana non mi puoi dire che fa male o che provochi il tumore, questo è terribilmente sbagliato, Agostino, non lo dice nessuno, anzi, è consigliata nell'alimentazione. Ti faccio presente che l'alimentazione mediterranea è una delle più salutiste che sta nel mondo, oppure i sardi, una delle popolazioni più longeve. Quindi, io ho mia nonna che
è quasi centenaria, cioè, ma però non voglio fare dei casi singoli, io ti dico nell'insieme, quindi non possiamo dire che la carne provoca i tumori. Determinati tipi di carne hanno detto che provocano i tumori e su questo la caseina fa male, su questo mi trovi perfettamente d'accordo. Allora, la mattanza la desidero anch'io che finisca, quindi, e io credo che stia finendo perché c'è una consapevolezza un po' più generale di che cosa vuol dire rispetto della vita. Per questo ti dicevo, bisognerebbe magari ritornare a una consapevolezza più ritualistica sul mangiare carne, cioè avere una consapevolezza di un'energia che viene sottratta per cibare noi. Però ti torno a ripetere, è fuorviante dire che tutta la carne provochi tumore perché non è assolutamente vero. Determinati tipi di carne sì, oppure l'abuso di carne sì. E fare riferimento al China Study, che comunque ho letto ed è un libro molto illuminante, è limitante pure, perché esistono tanti altri menti eccelsi, ora non ci mettiamo a elencare però ogni singolo studio, perché altrimenti non ne usciremmo più, che invece ti dimostrano che l'uso di carne è indispensabile, o anche se vogliamo citare la famosa dieta del sangue, no? In base al tipo di sangue c'è un'alimentazione adatta, quindi potremmo citare infinite fonti che danno ragione al veganesimo, infinite fonti che danno ragione al vegetarianesimo, infinite fonti che danno ragione al fruttarianesimo e infinite fonti che danno ragione agli onnivori. Onnivoresimo, con cazzo di... Vabbè, ma il punto è questo, non ne usciremo più. Quindi il discorso è, secondo me, l'abuso che si fa in ogni cosa e la religione che si crea attorno ad una morale o ad un'etica. E questo è sbagliato, è terribilmente sbagliato. Molto bene, Ezio. Siamo arrivati, possiamo dire, a trattare anche questo secondo argomento. E devo dirti una cosa: a questo punto io non farei anche se avessi il potere io, metti caso, va magicamente, i vegani vanno al potere e io, che sto parlando, ovviamente la responsabilità di ciò che dico poi lo devo tradurre in leggi, perché questo è a parlare, a straparlare è facile, ma poi a tradurlo in leggi giuste la cosa diventa difficile. Quindi io mi pongo in questa scelta difficile di dover ipoteticamente scrivere la legge nazionale. Per come debbano andare le cose, come debbano essere regolate nella pratica, questo è il difficile. Quindi non voglio limitarmi solo allo straparlare. Allora, poni il caso che oggi qua tu sei per ora che rappresenti gli onnivori e quindi oggi sei al potere tu, ipotizziamo, no? Al potere di governo, intendiamo, e quindi devi scrivere la legge tu. Vero è che tu non limiteresti il consumo della frutta, è vero. Tra l'altro sulla frutta non c'è il discorso del dolore, della paura dell'animale, eccetera. Quindi se è vero logicamente dobbiamo, Ezio, pure essere un po', come dire, ragionevoli oltre che logici. Ragionevoli nel senso di tenere in considerazione questa cosa importante dell'empatia per il dolore dell'animale, perché è chiaro che se non si trattasse di un animale, ma tu mi dici io mangio cortecce, cortecce arrosto, è chiaro che ti direi mangio tutte quelle che vuoi, non c'è l'animale di mezzo che prova dolore, quindi non ti vengo a vietare io le cortecce. Allora, quello che farei io per andare al succo e stringere sarebbe fare uno studio. Dici, ma uno studio fatto da chi? Da me, in questo caso, se io ho la responsabilità di scrivere la legge. Io farei uno studio serio, cioè prenderei, che ne so, 100 onnivori,
Dici, ma solo quei 100 onnivori? No, intanto ne scelgo 100 a livello nazionale, o anche 200, o anche 300, che sono questi i numeri su cui fare gli esperimenti. E finanzio a livello statale l'analisi del sangue di queste persone che passano da un... che si vogliono sottoporre a questo test. Ci saranno quelli volontari. E farei un test anche per quanto riguarda il discorso del tumore, cioè prenderei tutti questi che hanno il tumore, li metterei dentro un luogo per 6 mesi e lì entra solo cibo vegetale. Sempre tutti quelli che di loro spontanea volontà vogliono fare questo test, per guarire dalla loro malattia. Dopodiché vedrei cosa viene fuori da questo test fatto da me, ripeto, sotto la mia supervisione. Nel momento in cui ho visto se questi sono guariti dal tumore togliendo la carne, togliendo tutti gli altri alimenti di derivazione animale, a questo punto direi, ecco, c'è la dimostrazione di questa cosa qui. Ma non finisce qui la storia. La storia non finisce qui perché se ci fossero poi tutti questi qua che avessero delle carenze a livello alimentare, a livello dell'analisi del sangue, perché quello è il metro, insomma, se questi hanno carenza di vitamina B12, cosa che i vegani non hanno, Ezio, io per esempio, e tanti altri vegani che conosco, non hanno carenza di vitamina B12. Le carenze di B12 solitamente non sono date dal discorso del mangiare carne o non mangiare carne, dal mangiare vegetale o non mangiarne. A volte utilizzano delle sostanze, che ne so, delle pillole che portano carenze di vitamina B12. Quindi la vitamina B12, voglio ricordare, che viene prodotta anche dall'intestino in condizioni normali. Allora, facendo questo test, io direi, vediamo un poco queste persone che hanno questa carenza, che problema hanno. E gli chiederei di sottoporsi al test, se vogliono, naturalmente, liberamente. Cioè, se loro vogliono dimostrare che effettivamente questo problema della B12 ce l'hanno, allora io gli direi, tutti quelli che vogliono, che pensano di avere questa necessità, io dico: 3 mesi vi potete dedicare e chiaramente vi finanzio a livello statale, voi non dovete lavorare se volete fare questo test. Pensate di avere sta carenza? Bene, vi finanzio a livello statale, non dovete andare più a lavorare. Semplicemente vi scegliete un centro lì nella vostra regione e noi facciamo il test in quella regione lì e vediamo se effettivamente i valori si riequilibrano con una dieta vegana. Cioè, tenderei a dimostrare questa cosa qua, se è vera o se non è vera. Cioè, per carità, se hanno ragione, poi dal test viene fuori che non hanno bisogno della carne, è chiaro, avrebbero torto loro. Se invece la B12 non gli si riequilibra sotto la supervisione di medici imparziali, eccetera, 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 è chiaro che dici: ma allora se ci sono altri che hanno, oltre quelli che hanno carenze, ripeterei il test su quelli, li finanzierei, Ezio, queste cose. Le finanzierei a livello statale, perché non c'è nulla di più importante. E perché dico che farei questo magistero? Secondo me sarebbe giusto nei confronti della vita degli animali, cioè 3 mesi di test di una persona non valgono tutte le torture o la vita che viene tolta agli animali. Quindi direi, ragazzi, io ho la maggioranza, però non è che vi impongo così semplicemente non dovete mangiare carne. Io voglio vederci chiaro a livello dei test oggettivi, se effettivamente è come dite, se
Se effettivamente voi avete veramente necessità di carne, se ci dovessero essere quelli che risultano positivi alla necessità di carne, allora pazienza, cioè lì se non c'è niente da fare, direi, guarda, tu mi dici che avevi astenia nel senso che eri stanco, eccetera, eccetera. Sai cosa ti direi al limite? Al limite ti direi, va bene. Dimezza la quantità del tuo lavoro o portala a un quarto, per il resto ti finanzi a livello statale. Tanto una volta che nazionalizzi, fatto in una nazione, diciamo ragionevole, tutto questo discorso. Ovviamente, Ezio, non è applicabile in questa società di oggi. Io ti parlo di una società fatta secondo il mio criterio, come farei in maniera ragionevole, ma qui stiamo parlando, caro Ezio, di qualcosa di fatto in maniera raziocinante, non a carrozzone. Stiamo parlando di qualcosa che ad oggi, ripeto, è irrealizzabile, secondo me. Ma può dare spunto quello che diciamo qui. Il nostro obiettivo è di dare spunto, non di realizzare la cosa in condizioni irrealizzabili. Quindi, in sostanza, quei pochissimi se, che risultassero positivi alla carne, io li finanzierei. Direi, va bene, vi riconosco questa cosa qua. Voi non dovete lavorare, avete l'astenia? Benissimo, non lavorate. Oppure, guarda, al massimo, sai cosa farei? Gli animali, quelli che proliferano tanto. Ci sono animali che proliferano tanto? Bene, direi, cacciatori, voi cacciate questi animali che proliferano tanto. Esempio, in Toscana c'erano tutti questi cinghiali che andavano a distruggere tutti gli orti delle persone, quindi che restavano senza verdure, cioè distruggevano pure i recinti, nel senso che quelli non potevano mangiarsi. Ora, è sbagliato pure questo. Sai cosa farei? Tutti quelli che hanno bisogno di carne, stabilirei a livello nazionale. Direi, quando c'è l'eccesso di questi animali selvatici che distruggono i raccolti degli uomini, e non è tollerabile questo, direi, avete il diritto di vivere, ma non il diritto di distruggere il nostro cibo, se no poi sorge la necessità di diventare di nuovo carnivori nella popolazione, e non va bene. Che farei? Direi, bene. Cacciate questi animali selvatici in eccesso e li destinerei a tutte queste persone che hanno la necessità, se dovesse risultare veramente positiva, a un test veramente oggettivo, direi ecco, mangiatevi questa carne qui, che in effetti, gioco forza, farei una cosa molto molto ragionevole che limiterebbe maledettamente tutto questo magistero di allevamenti intensivi, di tutto questa macelleria, insomma, macelleria, tortura, tortura, si tratta di torturare gli animali. Ben diverso sarebbe la cosa, totalmente diverso, che questi animali vivono totalmente liberi e poi, vabbè, siccome è danneggiato il raccolto degli uomini, pazienza, vi dobbiamo limitare in qualche modo. Non è che io dico assolutamente gli animali ci devono venire a mangiare pure a casa nostra. Non lo dico, se proliferano tanto vanno limitati, altrimenti gli uomini non raccolgono più nulla. Ovviamente, io ho visto orti devastati dai cinghiali. È una cosa, insomma, che dove passano non cresce più l'erba. Allora, Ezio, da parte mia mi pare che ho detto tutto quello che potevo dire al momento, insomma, non ho altre cose da aggiungere. Se tu hai qualcosa da aggiungere, fallo pure, ma io intanto passo a salutare e a ringraziare te per questo dialogo, Ezio. E mando un saluto pure a tutte le persone che lo ascolteranno con attenzione. Allora, sì, Agostino. Sì, mi trovi d'accordo sul fatto di voler o
avere la necessità di fare dei test per rendersi conto un po' tutti quanti l'effettività di una quale possa essere una dieta giusta per l'uomo. Sì, un test obiettivo magari è fatto da chi crede in una dieta e chi non ci crede in questa dieta. Cioè il test dovrebbe essere fatto da più menti che hanno dei dubbi, in modo tale da appunto non essere condizionati dai nostri credi. Questo sarebbe bello. Poi volevo farti un appunto per quanto riguarda il dolore. È stato appurato anche questo, che una pianta soffra, cioè se te metti recidi una foglia di una pianta e soffre, cioè quando ti avvicini con le forbici di nuovo alla pianta, sono stati fatti gli esperimenti, la pianta prova dolore. Noi non sappiamo effettivamente se anche strappando un frutto, a meno che tu non sei dell'idea, i frutti caduti per terra, no? Però quando strappi un frutto da una pianta, tu non lo sai se la pianta soffre o meno, quindi anche là c'è il dolore. Ma anche se è caduto per terra, il frutto di una pianta è come l'agnellino di una pecora, cioè è comunque un essere vivente che tu mangi, un essere vivente che comunque come l'animale fa parte della scenografia, cioè considera anche questo però. Noi non sappiamo il dolore anche che provino le piante, siano esse frutti o siano esse foglie. Ma comunque, come ti dicevo, bisogna vedere, prendere come punti di riferimento persone che abbiano un'alimentazione sia onnivora che vegana, ma che sia sana, cioè che abbiano già dei valori positivi. E allora, cambiando dieta, si può vedere se ci sono dei miglioramenti o dei peggioramenti. Ma prendendo delle persone tipo onnivore, ma che hanno già problemi, che hanno il tumore, o perché si nutrono male, o perché fumano, o perché bevono, cioè è normale che dopo, levandogli l'immondizia, cioè levandogli il cibo spazzatura, non è che dopo stiano meglio. Ma questa cosa riguarda sia gli onnivori che i vegani, nel senso che se prendi un vegano che sta male perché ha delle carenze, dopo le reintroduci queste carenze facendolo mangiare carne, non è che dopo starà bene. Il discorso è che questi esperimenti, questi test vanno fatti su persone sane, sia onnivore che vegane, che hanno un'alimentazione sana, quindi che mangino sano. Sì. Ora mi trovi d'accordo sul fatto che è un abominio gli allevamenti intensivi e tutto questo abuso di carne, ma l'abuso di tutto in genere. Comunque io sono d'accordo su questo, limitare oppure, come dici te, vedere gli eccessi, no? Le mandrie in eccesso e destinarle in base alla stagione agli uomini che ne hanno bisogno. Sì. Ma sarebbe più in linea con il creato, ecco. E darebbe più valore anche al nutrimento della carne. Sì. Penso che abbiamo detto tutto, abbiamo fatto il solito pippone, non so quanto tempo è andato via, comunque ce l'abbiamo fatta. È stato un piacere discutere con te. Come vedi, alla fine poi non siamo così distanti. Se una persona, io sono sempre di quest'idea che se una persona ha una buona consapevolezza, non è molto distante dall'altro, perché appunto te come me, penso, non siamo chiusi dietro una religione, ma abbiamo voglia di capire, di scoprire su che mondo ci muoviamo. Detto questo, non aggiungo altro e saluto te, saluto chi ci ha ascoltato, che ha avuto la pazienza di ascoltarci. Ciao.